Per l'aggressione di sabato già individuati i 10 autori, sono dei collettivi, sono di Obo. Io spero che vengano condannati, ma non alla galera. Io li vedrei bene a fare dei servizi sociali con gli anziani, a fare del volontariato, oppure a spalare un po' di fango e un po' di acqua dall'alluvione di questi giorni e si renderebbero molto più utili alla società. Come sta procedendo la campagna d'Emilia Romagna? Molto bene, stiamo incontrando una marea di gente per bene che vuole lavorare, agricoltori, allevatori, imprenditori, artigiani, commercianti, esodati che sperano nel nostro referendum per cancellare la legge Fornero, e c'è una voglia incredibile di cambiare pagine in Emilia Romagna. Oggi a Piacenza, degrado e embargo russo ancora al centro. Sì, la Russia è un'amica, è un'alleata, dobbiamo riaprire tutti i canali commerciali per esportare i nostri prodotti, per importare il loro gas, per lavorare con loro contro il terrorismo islamico. E qui a Piacenza, come a Milano, come a Roma, come a Bologna, non ci possono essere quartieri in mano alla malavita di sbandare.